Bene, buongiorno a tutti quanti voi. Questa mattina finalmente per l'ultimo giorno, appena in tempo per vedere l'Etna completamente libero, vero? Stamattina dalle nuvole si vede anche la città con Catania e ho approfittato per fare qualche fotografia e per mandarla anche ai nostri confratelli in Albania. Quindi vi porto i saluti perché ho mandato le foto. Allora, esatto, infatti volevo dirvi questo, sono padre Paolo Maria, padre Mariano, che è il priore, il superiore della comunità di Menschat, e poi c'è il padre Adolfo, che è catanese. Siciliano di origine, veneto di provenienza religiosa. Ecco, è catanese. Catanese, sì. Quindi in questo momento in Albania in missione ci sono due siciliani e un milanese. E la cosa interessante è questa, che prima ancora, insieme alla collaborazione nella formazione istituzionale, perché avete visto che Fra Marco è in formazione, no? Adesso a Firenze, nello studentato, prima ancora, già da più di 5 anni, c'è questa collaborazione con una missione in terra d'Albania, l'unica comunità. Padre Mariano sta facendo molto bene, veramente, ha imparato l'albanese in un modo meraviglioso, parla a braccio, confessa, predica a mano libera, non so come dire, è veramente spigliato. Poi lo conoscete meglio di me. Ecco, bene, vi ha accompagnato quando è stato a fare l'anno di specializzazione, no? Al CITES. Bene. Quindi vedete quanti motivi di continuità territoriale, di fraternità e di unità, anche questi esercizi spirituali con la presenza del Padre Maestro e degli studenti di Arcetri, sono un'occasione per vedere che c'è questa continuità, questa unità del carisma, no? Al di là dei confini, delle circoscrizioni, delle province, così è anche per l'ordine secolare. E questo lo state elaborando piano piano in un cammino molto importante a livello italiano. E arriverà anche Emilian, uno studente albanese, ma c'è già qui David, che è croato, però la sua sorella Micaela è carmelitana scalza nel monastero di Menschat. Poi avete visto anche Fra Gabriele, forse l'avete conosciuto, lui è della Sardegna, anche lui studente, e poi Marco Maria lo conoscete, inutile che ve lo presento. Si è unito questi giorni a noi per fare un po' di esperienza anche Daniele, che viene da Viareggio, un toscano, una rarità, che sta così annusando la presenza di Dio, discernendo il suo cammino e la sua vocazione. È il più giovane di tutti, ha 19 anni, giusto? 19 anni. Bene, questa mattina, scusate questa introduzione, forse era importante perché per conoscerci, anzi scusate se arriva quasi ultima, però oggi volevo iniziare a dirvi qualche cosa, ovviamente io non è un trattato, è un corso di esercizi spirituali, quindi rallento opportunamente per suggerirvi quei passaggi che possono essere utili per voi. E questo perché lo sono stati per me, e questa è la pretesa del predicatore, è quella di comunicare, non solo di parlare, no? Poi dopo però c'è, meno male, l'opera dello Spirito Santo che fa ritenere a ciascuno ciò che è prezioso e necessario, e non subito necessariamente, magari nei giorni a seguire, nelle settimane prossime, nell'anno che viene, l'anno sociale che sta iniziando. Il poema non avremo molto modo di affrontarlo, perché richiede una ulteriore preparazione tecnica, una presentazione forse un po' più noiosa per gli aspetti tecnici che la compongono. Giovanni della Croce è un maestro nella letteratura, nella lirica spagnola, quindi forgia, plasma il linguaggio anche. E come quei veri creatori, non
solo interpreti di un tempo, prende le parole e non solo attraverso l'uso, la sintassi, la costruzione del discorso, ma le parole stesse le utilizza in un modo particolare. È una vera e propria agonia linguistica, dicono gli studiosi, per cui Giovanni prende le parole e cerca di far sì che il linguaggio si adatti all'esperienza mistica, il che è una pretesa sempre, però ci riesce meglio un poeta che uno di noi nell'esprimere qualche cosa per la quale normalmente l'unica cosa adatta sarebbe il balbettio, oppure un canto, una musica o qualche altra cosa che attraverso l'arte esprima un'unione tra l'amato e l'amata, soprattutto perché questo è il soggetto letterario del poema. La notte oscura nel poema non è un tempo, ma sono le persone che si comunicano nel mistero. Infatti, caratteristica della poesia di San Giovanni della Croce è di essere atemporale. Fa a meno di questa coordinata per arrivare dritta al cuore, per far sì che l'intelletto non si perda tra un prima e un dopo. Tutto è eterno presente. Accettate per fede questa categoria, questo paradosso. Tutto è eterno presente, che è lo stesso concetto che emerge dalla lettura della Fiamma Viva d'Amore, che poi non vuol dire altro, come nella Sacra Scrittura, che Dio accade qui e ora. È la famosa parolina greca, la parola magica kairos. La quale ci aiuta a collocare nell'oggi di Dio il significato intero della mia vita. Senza farmi perdere l'equilibrio verso un futuro di speranza che si realizza come Dio vorrà, e senza neanche lasciarmi inclinare verso il passato con nostalgia. C'è un momento presente che contiene tutto Dio e prevede che Dio accada qui e ora. Questo, come scrive Giovanni, questa è l'ora opportuna, è il momento in cui Dio accade. E nella notte oscura, dunque, quando viene a mancare questo senso viene a mancare nei limiti del possibile questa temporalità, è per rilevare l'importanza della relazione. La notte è l'incontro. La notte sono le persone che si incontrano e si comunicano nel mistero, che sono la sposa e lo sposo. Queste persone si incontrano non di notte, e questa sarebbe, come dire, solo una coordinata cosmica. Queste persone si incontrano per mezzo della notte. Se non ci fosse stata la notte, non si sarebbero incontrate. Quindi non si incontrano solo durante la notte, ma si incontrano per mezzo della notte e grazie alla notte.
non nonostante la notte, grazie alla notte. Cosa scrive il santo nella introduzione? Quando dichiara il suo intento, ci dice qualche cosa di interessante che già abbiamo accennato, al quale abbiamo già accennato ieri. Scrive: antes que entremos en la declaración de estas canciones, prima di iniziare a dichiarare queste strofe, le quali tra l'altro lui voleva spiegare strofa per strofa e poi versetto per versetto, quindi questo era l'intento maestoso che aveva nel cuore Giovanni, è bene sapere qui che l'anima della quale si sta parlando, la sposa, già si trova nella perfezione che è l'unione di amore con Dio. E ora spiega perché, in che senso la perfezione, non è che è impeccabile, ma perché quest'anima è già passata per le strettezze dell'esercizio d'amore, l'ascesi. I los aprietos, scrive il santo, apretar vuol dire schiacciare, come quando uno si schiaccia un dito nella porta. Apreto, passare per un sentiero molto stretto, tutto questo evoca ovviamente la porta stretta, no? Il cammino stretto della perfezione, il cammino evangelico. E tutto questo mediante, cioè queste difficoltà e lavori, mediante l'esercizio spirituale del cammino stretto, appunto, della vita eterna, del quale parla il nostro Salvatore nel Vangelo, Matteo 7, versetto 14. Allora, questa dichiarazione è molto importante, perché la notte oscura è un'esperienza che Giovanni colloca in una fase non ben determinata della vita di coloro che già si sono messi a servizio di Dio, coloro che stanno già facendo un cammino, che sono esattamente coloro che normalmente, da un punto di vista umano, già sentono tra le mani o rischiano di possedere la ricompensa per il servizio che hanno fatto, per il cammino che stanno compiendo. Ecco, non c'è cosa peggiore nel cammino spirituale di essere già sicuri della ricompensa. Non è la via dei santi questo, come sappiamo. Mi dicevano a Lucca che qui nel sud Italia c'è molta più devozione a Santa Gemma Galgani di quanta ce ne sia in Toscana, in Lucchesia. Santa Gemma Galgani è una santa lucchese che alcuni conoscono, però vengono molto più persone dal sud Italia, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia, piuttosto che dalla Toscana. Ma Santa Gemma è uno di quei casi di letteratura mistica dove lei narra di sé nei suoi diari, scritti al suo confessore storico, che era un padre passionista, padre Germano, e Gemma fino all'ultimo momento della sua vita ha la netta percezione di meritare solamente la condanna eterna. Una vita di una purezza, vi dico, un candore virginale, no? Almeno a partire da ciò che rilasciano i testimoni, depongono i testimoni. Essere sicuri della ricompensa, ecco, non è esattamente la pretesa o l'attesa anche del cammino di santità autentico. Piuttosto c'è una fase che appare proprio una vera e propria malattia degli scrupoli, perché a quanta più grazia Dio concede corrisponde un'attenzione, una percezione sempre più delicata e grande del proprio peccato, anche quando si tratta di peccati semplici, veniali.
Dunque, la notte oscura è la via attraverso la quale Dio conduce coloro che sono già in un cammino di approssimazione a Dio, nella via della perfezione. In questo tipo di percorso Teresa concorda perfettamente con Giovanni della Croce. Nel cammino di perfezione, scrive Teresa, ora non ricordo la citazione esatta, che Dio usa particolare misericordia, donando delle grazie specialissime a coloro che sono lontani, para engolosinar las almas. Lei scrive para engolosinar, ora io uso questa parola perché lei dice per strapparle al demonio, lei scrive, cioè a coloro che sono agli inizi, ai principianti, Dio usa una quantità maggiore di grazie rispetto ai perfetti, perché le deve strappare al mondo. Sono quelle che noi oggi chiameremo le conversioni, anche le conversioni adulte, quelle un po' più carismatiche, no? Quelle botte in testa sonore che ti strappano, no? Ma che poi ti espongono al rischio uguale e contrario alla grazia che hai ricevuto, quella di tornare alle cose di un tempo senza pensarci troppe volte. Perché c'è un esercizio che deve accompagnare, la grazia che si riceve. C'è anche, come ci veniva ricordato ieri da Padre Paolo, un compito, in quel caso è il compito della gioia. Cioè la gioia non solo come un dono, perché qualcuno mi fa gioire, ma anche il compito di vivere in un gaudium, no? un gaudium che è cristiano, che non è una cosa semplice, che richiede anche una certa ascesi, un oblio di sé. Dunque, come si divide il poema? Il poema, vi dicevo, quindi è la storia di una relazione. Allora, qual è l'ambiente generale che non viene rotto dalla tripartizione dell'opera, della poesia? La forma ambientale fondamentale è la notte, che non viene interrotta in nessuna delle tappe. Questa è la magia linguistica dell'opera letteraria di Giovanni. Sempre tutto avviene di notte, sia la fuga, sia l'incontro, la ricerca e l'incontro, e poi il sossiego. Sossiego è la parola, una parolina magica della poesia di Giovanni, sossegar, la noche sossegada. Sossiego è la tranquillità, la calma, la pacificazione. È quell'addormentarsi, lasciandosi cullare, una parola molto dolce, richiama l'intimità degli amanti. La noce sossegata, ecco, la notte addormentata, non so, la notte placata. Quindi c'è una meravigliosa coerenza interna in tutte le strofe. E anche se ci sono questi cambi di scena, quali sono i cambi di scena? Allora, nelle 8 strofe, prima cosa. La prima scena sono le strofe da 1 a 4 e queste sono caratterizzate dal maggiore dinamismo, perché c'è la fuga e la ricerca da parte della sposa. In una noce oscura, con ansia se in amore si inflamada, por la secreta escala disfrazada salì, si insernotava. Quindi c'è un movimento costante di fuga dalla casa e uscita e ricerca. Questa è la prima scena. La seconda scena, che è quella che normalmente in musica diventa il ritornello, è la quinta strofa, unica. Questa strofa si narra dell'incontro. O noce amable más que la alborada, o noce che juntaste, notte che hai unito, notte che hai unito. Quindi la notte è il soggetto agente che unisce lo sposo e l'amato con l'amata, l'amato nell'amata trasformata. Amato, amata, amata, amata. La M, la D. Riproducono suoni di intimità.
Quindi questa seconda scena corrisponde solo alla quinta strofa ed è l'incontro. E poi c'è la terza scena, le ultime tre strofe, la sesta, la settima e l'ottava. In questa terza scena cessa il movimento e c'è la quietude, la pace. La pace dominata dalla comunione. In primo piano ci sono i due amanti stretti in un abbraccio silenzioso che comunica pienezza. Il movimento in queste ultime tre strofe piuttosto, cioè che cos'è che si mette in movimento? Questo è tipico di Giovanni, come la fiamma viva d'amore, le ultime strofe, l'ultima in particolare, si inizia a muovere la natura intorno. Siamo alla natura. È bellissimo questo movimento, no? L'uomo, la creatura cerca ed è in movimento, inquieta. Dopo l'incontro, entra nella fissità della divinità, come entrare nell'abbraccio trinitario. Allora a quel punto la creatura non si muove più, sta, è nascosta con Cristo in Dio, Colossesi. E che cos'è che rimane in movimento? Rimane in movimento ciò che è creaturalità, ma non è umano, e che è la natura, continua a muoversi. E la creatura partecipa della visione di Dio sulla creazione. Questo si vede molto meglio nella fiamma. Ma è qualcosa di molto bello, perché è come... anche il cantico, lo stesso cammino. Per arrivare al nascondiglio di Dio, devi andare per dove non sai, fino a dove egli si nasconde. E quando la creatura è arrivata alla comunione con Dio, che è nascosto, come abbiamo visto ieri, anche lei è nascosta. A escondidas, a oscuras, tutte queste parole Giovanni continuamente le ripete. La comunione è qualcosa di con Dio, è qualcosa di segreto. Ricordate Matteo 6, Gesù nel discorso della montagna. Quando pregate non dite Signore, Signore, ma no, chiusi nel segreto della vostra stanza, lì pregate il Padre. Il Padre che vedrà che voi siete nel segreto, nascosti con Lui a pregare, vi ricompenserà. E dunque, ecco, quindi senza dilungarmi troppo su questo aspetto, vedete come la poesia, che si potrebbe analizzare maggiormente nel dettaglio, a noi non serve un'analisi, serve ricordare questi aspetti di comunione. Ricordate, la notte non è un evento, semplicemente non è carente di elementi che la localizzino storicamente, no? O che diano delle coordinate geografiche addirittura o temporali, piuttosto è una relazione. È una relazione tra due persone, tra Dio e la creatura, e grazie alla notte, per mezzo della notte, si realizza questo incontro, non altrimenti. Qual è il messaggio nascosto e evocato all'interno della poesia della notte oscura? Beh, chiaramente è il cantico dei cantici. Dentro abbiamo tutta una dinamica che, una dinamica d'amore che ritroviamo nel cantico dei cantici e che passa attraverso la storia della salvezza, narrata soprattutto nelle parole dei profeti. Questo riguardo non solo Ezechiele di passaggio, ma andiamo subito al cantico. C'è una parte del cantico dei cantici che narra in un modo più speciale questa ricerca d'amore. Ed è la sezione compresa tra quinto capitolo, secondo paragrafo, fino al sesto capitolo, terzo paragrafo. Guardate, su otto capitoli, siamo praticamente un capitolo, non di più.
Ora vi spiego il perché di questa sottolineatura. Cioè, il Cantico dei Cantici, per lo più, nel grande corpo del testo, parla della ricerca. E questa ricerca, badate bene, avviene dopo un incontro, non prima. Cioè, avviene anche prima, ma c'è stato già un incontro, per concordare perfettamente con la dottrina del santo. Non lo faccio io, è il santo che ricorda che questa ricerca è generata da un incontro, non è lo scopo. Quindi l'anima è già stata toccata. Ricordate, nel cantico spirituale Giovanni prende: ad onde te escondiste, amato? Me dejaste. Dove ti sei nascosto, amato? Perché tu mi hai incontrato, mi hai toccato e mi hai ferito e poi sei scappato. Dunque c'è già stato un incontro che ha generato una ferita d'amore, un desiderio. Ci vorrebbe veramente un altro corso di esercizi spirituali per prendere in mano la dinamica del desiderio in San Giovanni della Croce, molto più che in Santa Teresa. Quindi, in questa sezione che vi citavo, è quella che potremmo definire la vera notte oscura della sposa, perché in questo testo la sposa vive l'esperienza della assenza dell'amato in un modo più forte. Infatti è definita dai biblisti come il capitolo più triste del Cantico dei Cantici. Eppure ecco che sottolineiamo questa cosa: è il momento di maggiore fecondità. C'è qualche cosa che matura, come vedremo poi nel commentario del cantico della notte oscura. C'è qualche cosa che inizia a diventare più chiaro e più nitido. Di notte sembra che le cose si vedano meglio, il che è un paradosso. Si vedono meglio di giorno? No. Certe cose della vita spirituale, un po' tutte, si vedono meglio di notte che di giorno, quando ci sono meno distrazioni per gli occhi e per il cuore, quando il cuore è disappegato, distaccato, letteralmente spiccicato, com'è? Perché pegato è appiccicato, attaccato. Quando il cuore è staccato da altre forme di possesso e di affetto, anche disordinato. Infatti, cosa succede in questo momento di assenza dell'amato? C'è una parolina chiave che ci indica questo. La parola amato, in ebraico è dod. Mio amato, dodimi. È il nome affettuoso con il quale la sposa si rivolge all'amato. Bene. Di circa 30 ricorrenze in tutto il libro del Cantico dei Cantici, tutta l'opera, ben 16 sono presenti in solo questo capitolo. Cioè, più della metà delle ricorrenze vengono espresse, gridate, con malinconia, con nostalgia, con desiderio, dalla sposa in questo capitolo. Cioè, lei si rivolge in un modo più affettuoso al suo amato, al mio amato, no? Come dice, in questo momento di notte, piuttosto che nel resto dell'opera. È come se la delicatezza di questo nome, la pregnanza, la densità dell'affetto, trova migliore collocazione nel momento più oscuro della notte. Trova un senso. Dio, il Dio assoluto, il Dio generico, il Dio impersonale diventa personale, diventa tuo, diventa necessario, diventa amato quando non c'è, quando aneghi a lui. Solo la notte dell'assenza è in grado di far percepire l'importanza e la bellezza di Dio come amato. Ed è bello, capite ancora meglio per quale motivo anche le notti e la notte che abbiamo meditato, avete meditato in questi giorni, le vostre personali notti, hanno in sé latente un frutto, che è un frutto speciale, specialissimo,
ed è il passaggio dall'immagine di Dio ricevuta ad un'immagine di Dio totalmente ricostruita. Un'immagine di Dio umana, fatta di carne, fatta di un collage, di un prisma di immagini, di cose conosciute, possedute, ad un volto completamente nuovo, donato da Dio. Da un Dio impersonale, generico, creatore, a un Dio personale, mio, Dodì, amato. Da un Dio suppellettile, tra le tante suppellettili della casa, quelle che abbiamo sopra il camino, no? Tra i tanti magneti che attacchiamo al frigorifero, in cucina, al Dio al centro della mia vita, necessario, del quale non posso fare a meno, che ormai non è più alla periferia, ma al centro della mia vita. Questa è la grande rivoluzione della notte oscura. Nella notte, per utilizzare ancora un linguaggio amoroso, si rafforza l'appartenenza. È il linguaggio d'amore. Io ti appartengo, non solo perché mi hai creato e perché non ho scelto di esistere, ma perché mi hai amato. Nella notte avviene il matrimonio, avviene l'unione, abbiamo letto nella... Ma non avviene solo nella notte. Quando è che Israele viene presa in sposa? Nel deserto. Ti prenderò e ti farò mia sposa. Per sempre. Per sempre. Ve lo leggo questo testo, perché è Osea, al capitolo 2, è uno dei testi che furono un po' nel cammino di discernimento vocazionale, torna spesso, no? Devi fare un'esperienza di deserto per poterti riconoscere amato in modo speciale, se è questa la tua vocazione nella vita religiosa, amato dal Signore in questo modo così particolare. La sposa si era lasciata sedurre dal mondo, no? Quindi aveva generato, cioè si era prostituita, sempre nel capitolo secondo, era l'esperienza matrimoniale del profeta Osea, aveva generato figli di prostituzione, era tutta segnata come una prostituta, una peccatrice pubblica, i segni delle sue prostituzioni, questa cosmesi piuttosto violenta, che doveva appunto sedurre i malcapitati, questa genitrice si è coperta di vergogna. Addirittura una prostituta un po' particolare, perché non sono gli amanti che la seguono, ma è lei che segue gli amanti. Inseguirà i suoi amanti e non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Quindi nella sua abilità seduttiva si ritroverà anche frustrata. E allora il Signore le toglierà il vino, l'olio, la lana, i vestiti che coprivano la sua nudità. Farà cessare le sue gioie, le sue feste, i nuovi luni, i sabati, le assemblee solenni, devasterò le sue viti, i suoi fichi, eccetera. E al versetto 16, ecco, io la sedurrò, è un'attività di Dio. Dio dice, basta, e infatti è una rinnovata alleanza. Io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, eccetera. Quindi il deserto è un altro luogo tipico della scrittura per indicare il momento in cui Israele è stata più fedele. Ma perché? Perché per iniziativa di Dio l'alleanza è sempre unilaterale, diciamo. E l'altro motivo, diciamo, l'altro grande motivo che assomiglia ed è paradigmatico alla notte oscura è l'esilio. Non entriamo in questo mondo che è meraviglioso, però se prendete i profeti, in particolare i profeti maggiori, Isaia, il primo tra tutti, il grande Isaia,
Potrete vedere come l'esilio per il popolo di Israele è stato un periodo veramente incomprensibile. Come è possibile che nel VI secolo a.C., un popolo già che aveva sviluppato abbondantemente un'identità nazionale, a un certo punto venga deportato in Babilonia? Vengono distrutti i templi. L'esilio in Babilonia, i testi ci raccontano, dal 587 al 538 a.C., ma l'esilio parla al cuore dell'israelita, perché gli dice: ma com'è possibile che un popolo può andare in esilio a motivo dei suoi peccati? Perché è l'unico motivo, per spiegarci, no? Delle volte il dolore e il lutto è il modo più naturale, no? Il mio dolore è causato dai miei peccati. Questo è lo scrupolo più violento che viene durante la notte. Ma com'è possibile però che tu lasci, Signore, che vengano profanati i tuoi templi, il santo dei santi, che tutto venga reso al suolo, che le Bibbie vengano bruciate? Com'è possibile? Scenari possibili, no? Di un futuro. Com'è possibile che ciò avvenga? No. Stamattina pensavo, certo, che nel Novecento è successo, forse, non dico di peggio, ma abbiamo avuto due guerre mondiali. Ce ne dimentichiamo, perché? Perché? Bastano un po' di decenni in fila di pace che ci dimentichiamo di tutti i morti, no? Oggi poi siamo molto insensibili al tema della morte dell'innocente. Cioè, ci spendiamo qualche lacrima, ma non più di tanto, a meno che non ci tocchi, dal vivo. L'esilio è stato il punto nel quale Israele, cioè un popolo, una nazione personificata anche in un singolo individuo, tocca il fondo. Dopo di questo non c'è nulla. Eppure non dobbiamo dimenticare, questo prendetelo come un dato storico, letterario, accreditato, eppure l'esilio è stato il tempo più fecondo per la letteratura di Israele. Sono esiliche e post-esiliche le riletture della Genesi. Il popolo di Dio, se aveva già chiara un'identità nazionale che fu distrutta, si chiarì meglio l'identità spirituale e di appartenenza a Dio attraverso una rilettura di tutte le tradizioni antiche. C'è un test della creazione in Genesi che è frutto di una rilettura post-esilica. Quindi il popolo prende coscienza di tutta la storia della sua storia a partire dalla notte. È come se grazie alla notte il popolo dopo di Israele potrà dire: ecco perché Dio di Israele ci ha scelto, ecco come agisce, ecco qual è la sua opera. Da questa esperienza terribile di deportazione e esilio nasce una lettura più profonda, più vera della nostra vita. Senza di questa, chiunque rimarrebbe alla superficie, perché l'uomo non ha l'attitudine allo scavo, non ha la capacità di giungere in profondità. È Dio che ti ci porta con una macina attaccata al collo, cioè nolenti. Non volenti, nolenti, cioè noi non vogliamo dire: guarda, no, ti ci porto, perché voglio fare di te una creatura nuova. Ecco, ci fermiamo qui per stamattina. E vi annuncio questo: oggi pomeriggio vedremo, forse sarà un momento, spero non tedioso, non noioso, però dovremo vedere un po' alcuni aspetti, alcune parole ridondanti nel libro della notte oscura, in particolare quei capitoli che vi avevo già ai quali vi avevo accennato. Diciamo i primi 15 capitoli del secondo libro della notte.
Le parole sono importantissime. Giovanni è ridondante nel richiamare tutta una galassia di parole che si riferiscono al centro di questo insieme di parole, che è la parola notte, notte oscura. E qual è il lavoro da fare oggi? Allora, il lavoro che è l'ultimo lavoro che è un lavoro che non si conclude con oggi, non si conclude con oggi. Allora, oggi è la giornata nella quale vi invito a porvi dinanzi alla Pasqua di Gesù, alla sua notte. Se volete, la lettura preferenziale è un Vangelo pasquale. Scegliete voi tra i quattro quello che più vi aggrada. Oppure andate sulle vostre, se non avete la Bibbia al volo, no? Basta andare sulle, io uso spesso la chiesa.it, vi prendete un passio, perché quello di quello si tratta, per leggerlo e meditarlo. Entrare nella notte di Gesù. Dunque, primo giorno, le notti. Secondo giorno, la notte. Terzo giorno, la notte di Gesù. Qui dovevamo arrivare. Le nostre notti non hanno un significato se non in relazione, in comunione, in unione con la notte di Gesù. Provate a compiere un momento di orazione teresiana, nella quale, grazie all'immaginazione, vi rappresentate la scena della passione. Entrate nella solitudine di Gesù. E questa è la prima parte dell'orazione. La seconda parte è quella di tornare all'esperienza della notte così come l'avete descritta ieri, la vostra. E scrivete le grazie che vi sono giunte, che vi sembra di aver ricevuto da quell'esperienza. Magari adesso non vi risultano chiare. C'è una mattinata di lavoro, prima di tutto, sulla notte di Gesù. Quindi è un lavoro un po' più articolato. Non si richiede che oggi venga fuori chissà che cosa. Non bisogna mettersi là a pensare, ma quale sarà stato? Questo è un lavoro che non si conclude con oggi, ovviamente, no? Questi esercizi spirituali si arricchiscono enormemente della realtà che stiamo per riabbracciare, l'ordinarietà, che sembra sottrarci tutto il tempo necessario, ma in realtà il nostro cuore non dorme, continua a lavorare su questi temi. Quindi è inutile dire, poi torniamo a casa, non vi preoccupate. Dio è più grande delle nostre dispersioni. Però è importante che nel pomeriggio, dopo aver fatto questa meditazione sulla notte di Gesù, riprendiamo quello che abbiamo scritto della notte personale, la notte più importante della mia vita, e ci lasciamo raggiungere da quelle grazie, le mettiamo a fuoco, alle quali magari non avevo mai pensato e che mi sono giunte grazie a quell'esperienza. Quelle grazie sono la buona notizia. Mi evangelizzano, sono la mia evangelia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.